Facciamo ancora un passettino avanti e questa volta lo facciamo proprio per capire questo verbo dove sei tu che entri in tentazione, non è Dio che ti porta. Questa tentazione, abbiamo capito, riguarda la fede, sì, ma non è quella fede teologica che dice Dio è Trinità. C'è la transustanziazione, Papa è infallibile. Non è questo il tipo di fede di cui sta parlando il testo biblico. È quel tipo di fede che plasma la tua persona nella storia, che plasma i valori che tu segui nella storia. Che cosa vuoi raggiungere? Cosa vuoi fare di te stesso? Sono questi i valori che tu ti giochi nella tentazione. Bene, quando Giacomo vuole illustrare questo eisercomai, sei tu che entri dentro, parla così. Medeis, nessuno. Peirazomenos, quando è tentato, dica, nessuno dica, quando è tentato, sono tentato da Dio. Perché? Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. E allora la tentazione da dove viene? Ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni che lo attraggono e lo seducono. E passione non vuol dire peccato. Passione vuol dire impostazione della vita. C'è un proverbio un po' volgarotto in bassa Italia. Io lo pronuncio malissimo, è meglio comandare che futtere. Capite che se lo dice una persona sposata, dov'è il peccato? È meglio comandare piuttosto che avere intimità. Se tua moglie è d'accordo. Sradichiamo, forse sarebbe bene che noi sradichiamo il concetto di tentazione dalla morale. Non perché non sia un concetto buono, ma perché da solo è un concetto asfittico e non ti dà la visione globale di che cosa significa dire di sì o dire di no quando sei nel peirasmos. Naturalmente quando noi diciamo la parola passione in automatico diciamo una cosa sola, sbagliato. Non è quello. Ciò che impressiona, se voi date un'occhiata al testo, è la ripetizione della parola peirasmos peirazzo, linea 106, peirazomenos una volta, peirazzo mai una seconda volta, apeirastos una terza volta, peirazei una quarta volta. Linea 107, peirazetai cinque volte. Ma vi rendete conto? Due righe, cinque volte. Non è dunque un problema di poco conto. Se questo pensatore ti sottolinea in maniera così pesante questa situazione che ogni uomo, ogni donna vive. Sempre. Per cui il peirasmos non è un episodio, è uno status. Noi siamo continuamente chiamati a fare delle scelte, perché continuamente siamo chiamati a gestire la nostra vita. Fare una scelta per sempre sarebbe l'ideale,
Ma noi sappiamo, e questo ce lo insegnano i nostri amici psicologi, che abbiamo la disgrazia anche di regredire, sia a livello intellettuale sia a livello emozionale. Per cui il nostro cammino verso la maturazione umana la si fa facendo due passi avanti e uno indietro. Ecco perché il peiras mos, purtroppo, è una situazione che viviamo, non un episodio. E se noi continuiamo a tenere presente il peiras mos legato alla morale, rimaniamo sempre prigionieri della tentazione come episodietto. Non come situazione. Bene. Di fronte a questa visione del peiras mos, cosa dice Gesù? Siamo alla linea 113. Gesù, nell'ultima settimana, probabilmente prima di morire, fa un discorso che viene chiamato discorso escatologico. Perché? Senza mezzi termini, parla della fine del mondo. E parlando della fine del mondo, evita con i suoi discepoli il pettegolezzo, proprio taglia alla radice il pettegolezzo. Quando accadrà questo? Ma non sta a preoccuparti del quando accadrà. Preoccupati del che cos'è. Sul quando accadrà Gesù è severissimo, dice, ma che ti importa? Lo sa solo Dio, punto e basta. Non gli angeli, non il figlio dell'uomo. Neanche Santa Cunegonda. Neanche Maria Vergine. Nessuno lo sa. È chiaro? Perché Gesù è così duro e severo? Perché è difficile dirlo. Perché la fine del mondo è iniziata con la sua morte. La morte e la resurrezione di Gesù hanno dato l'inizio alla fine del mondo. E Don Renato, ma va. Sì, vi spiego il perché. Cristo, risorgendo, certo, compie un evento che avviene nella storia. Ma la risurrezione non è un fatto che appartiene alla storia. Se un uomo torna in vita per non morire più, non appartiene alla storia questo dato. Perché il nostro mondo è caratterizzato dalla finitudine. Ci piace? Bene, non ci piace. È così lo stesso. Ora, nella risurrezione di Cristo, la finitudine non c'è. Non torna in vita per tornare a morire. E quindi è un fatto che appartiene all'escatologia, non alla storia. Cioè appartiene all'eternità, non alla storia. Ma poiché questo fatto è avvenuto nella storia, noi nella storia troviamo la presenza dell'eternità. E quindi il tempo, dal momento della risurrezione di Cristo, morte e risurrezione, fino alla fine, non è lo stesso tempo che esisteva prima. Perché il tempo prima della morte e risurrezione di Cristo non aveva la presenza dell'Eterno nella storia. Con Cristo invece la storia è stata contaminata dall'Eterno. E quindi ciò che Gesù descrive come fine del mondo, non pensate di relegarlo all'ultimo giorno. Torniamo a noi. Se voi fate una piccola retromarcia alla linea 99, notate che il vegliare è legato alla tentazione. Vegliate per non cadere in tentazione. Vegliate e pregate non sono due cose.
Questo è un endiadi verbale. Noi siamo abituati nella lingua italiana all'endiade nominale. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù. La grazia della verità è una cosa sola che ci arriva, non due. Ma è scritto grazia e verità, sì, ma è un endiadi, cioè un concetto in due parole. En duo. Uno, due. La stessa cosa per questa coppia di verbi, vegliate e pregate, vegliate nella preghiera, cioè vuol dire pregate. Però il vegliare è un verbo forte, è come dire quando preghi cerca di non distrarti, se no ti addormenti, è quello che è successo ai discepoli. Dunque, alla linea 113 inizia questo discorso escatologico, inizia. Siamo già in uno stadio avanzato del discorso dove Gesù dice, guardate, la fine del mondo è caratterizzata da determinati elementi. Il primo elemento è questo. Voi non sarete riveriti. Siccome il vostro modo di ragionare, di concepire l'uomo, di concepire lo Stato, di concepire la debolezza, va contro la mentalità di Lamech, dove solo il più forte sopravvive, il più debole va ucciso. È chiaro che il vostro modo di pensare cozzerà in maniera violenta con quest'altro modo di pensare. E quindi non pensiate che la vostra vita sia tranquilla. Questo è il primo nodo su cui dovete fare una buona riflessione se volete essere miei discepoli. Poi ce n'è un secondo. Il problema della verità non è semplice, perché verrà il tizio e dirà io sono il Messia, verrà il Caio e dirà no, io sono il Messia, verrà il Sempronio e dirà la stessa cosa. E voi sarete turbati, perché la domanda sarà ma dov'è la verità? Per verità si intende dov'è la cosa più autentica. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento in cui verrete chiamati a prendere una decisione. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque. Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Interessante, perché tutti quanti noi leggiamo questo brano e fischiamo in velocità senza accorgerci che alla sera, cena di Pasqua, Gesù viene tradito da Giuda e lui lo sa perché lo dice. Che a mezzanotte viene baciato da Giuda e preso dai soldati del Tempio. Che al canto del gallo viene tradito da Pietro e al mattino viene crocifisso. Marco dice alle 9 era già lì, inchiodato. Quindi questa allusione che voi trovate al versetto 35 è estremamente chiara. Per Gesù il tradimento di Giuda è stata una tentazione. Cosa faccio? Lo fulmino o lo rispetto? Il bacio di Giuda e i soldati che venivano a prenderlo, li fulmino o li rispetto? Pietro che mi aveva detto io morirò per te, mi tradisci, cosa faccio? Lo annichilisco o lo rispetto? Mi lascio crocifiggere o sistemo tutti con quattro pataffi? Sono momenti decisionali. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino.
fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Perché il perasmos è uno status e quando diventa più acuto tu devi decidere. Quello che dico a voi lo dico a tutti, compresi gli amici della casa dello studente. Vegliate. Adesso cerchiamo di capire perché vegliare. Gesù si mise a dire loro: badate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome dicendo sono io e trarranno molti in inganno. E quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi, deve avvenire, non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione, giù tutta una serie di descrizioni che fanno tremare le vene ai polsi. Non è ancora la fine, perché, versetto 10, prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni, ebrei compresi. E se voi avete la pazienza, dopo pranzo, di leggervi dal capitolo 9 all'11 della lettera ai Romani, vedrete che la fine del mondo non può arrivare prima che gli ebrei si convertano. Vi è chiaro? Paolo sta parlando di loro. Non cercate quei pizzini madonnari che dicono che la fine del mondo è imminente. Sono in ritardo. La fine del mondo è già incominciata 2000 anni fa. E la Madonna non è ignorante. Qualcun altro è ignorante. Centoventinove, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Perseverato dove? Nella situazione di peirasmos, nello status di tentazione. Chi avrà continuamente fatto le scelte secondo il modello presentato dalla linea 62 alla linea 73, tentazioni di Gesù, quello è a posto. Ma sono peccatore, non ti preoccupare. Padre Eterno ti sistemerà. Però sarai salvato. Bene. Io lascio che le tentazioni nella Chiesa ve le studiate da soli. Chiudiamo qui il nostro percorso per quest'anno. Ci diamo appuntamento al prossimo. Grazie, buona estate.